Recupera stamina, recupera stamina. Te levate dalla porta, se no mi fai perdere tempo. Levatevi. Levatevi, no. L'occasione per usare il nostro SKS. Preso. Senti un po' troppe cose strane. Poi stiamo pure zoppicando. Ci abbiamo gli antibiotici però. Dovremmo poter perlomeno evitare di zoppicare gli antibiotici, almeno momentaneamente. Insomma, zoppichiamo un po' meno, ma zoppichiamo. Questi che so, Tuscano? Vabbè, questi, easy. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Ah, ci avete pensato voi? Ok, ok. Dobbiamo anche mangiare. Mangiamoci un salamino qui. Cioè abbiamo tutte due braccia rotte e una gamba rotta. Cioè siamo proprio a tocchi. Qui c'è il medico. Sembra di sì. Cioè da un lato il meccanico e da un lato il... No, da un lato c'è il meccanico e dall'altro c'è il tizio che vende cibo. Cibo e bevande. Che tra l'altro è il tizio che fa lo scambio per l'armatura. Con le vodka. Allora, chi sei? Vabbè, queste cose qui... Ti ho portato un po' di vodka, però non bastano. Gliene dobbiamo portare. Con 5 bottiglie piene. Più 7000 rubli. Ah no, ci dà 3 caricatori di 7,62x54. Quindi colpi da cecchino. Con 7 bottiglie piene ci dà una barrel come armatura, che è ottima. All'inizio è top praticamente. Poi ne dobbiamo portare 7 intere. Noi ce ne abbiamo 2 intere. Quindi dovremmo aspettare ancora un po'. Però voi mette, ce la prendiamo gratis. Anzi, se magari riusciamo da qualche altro trader a comprarle le vodka, pure se spendiamo 10-20.000 rubli, comunque varrebbe la pena lo stesso alla grande per la barrel. Sono qui, eh. Salve, salve. Sì, non mi fa interagire però. Oh, ok. Vabbè, ci dice di che cosa si occupa lui. Ok, ci facciamo fare la versione calibrata al massimo. Ci costa di più e ci metterà un po' più di tempo, però protegge di più. Poi che cosa vendi tu? Vabbè, tutta roba medica e scientifica. Potremmo prendere un survival kit. Survival kit 13K. Questo è per braccia e gambe. Mentre il CMS invece è per curare testa e torace. Che però per adesso non ce l'abbiamo ferito, quindi dovremmo prendere un survival 13K. Andata. Vai. Curiamoci. Sì, infatti, è evidentemente un ubriacone, perché poi 7 vodka proprio è indicativo del tipo. Gliene porterei pure 20 di vodka per un'armatura. Andiamo laggiù, forse ci è accessibile questo zaino. Se riusciamo a prenderlo potremmo trovare un tool, uno strumento per il meccanico, il nostro meccanico. Non sarebbe affatto male. Emissione? Mi sa di sì, esatto, esatto. Emissione, via, via, si ritorna dentro. Tutti dentro, via. Se non volete diventare zombie.
Burateo. Ubriagone. Come on. Che fai? Ah, te arci. Te arci con l'emissione, eh? Non te vedo convinto, però. Andiamo, dai, ti accompagno io. Andiamo, andiamo dentro. Vabbè, diventa zombie, fa come ti pare. È rimasto incastrato nel suo pattern così, nell'animazione infinita. A posto, noi siamo al sicuro. Poi lui facesse un po' come gli pare. Ma non è rientrato quasi nessuno però, vedo che si è vuoto qui. Vediamo se questi magari scambiano qualcosa. Niente. Ma niente, dobbiamo aspettare. Adesso noi stavamo facendo una cosa, però stavamo andando a vedere se riusciamo a prendere lo zaino nascosto. Solo che adesso è appena finita l'emissione, quindi è pieno di zombie, perché ci sono nuovi zombie nella mappa, nel mondo, grazie all'emissione che c'è appena stata. E anche nuovi mutanti sono respawnati un po' tutti. Sta cambiando di colore l'interfaccia. Non mi piace affatto la cosa. Non è un buon segno. Faccio un salvataggio proprio per sicurezza massima. Eccolo. Eccolo. Allora, Tozz66 alternativo. Non ci interessa. Sta pure tutto scocciato. Prendo tutte queste munizioni che sono buone. L'armonica no. Il basic tool invece, ottimo. Ottimo. Adesso possiamo tornare a casa. Non ricordo se l'avevo già consegnato un basic tool o o semplicemente non ho accettato la missione ancora. C'ho qualche... Ah no, ancora devo accettare la missione. Quindi ti accetto la missione e ti do subito il tuo oggetto. 20.000. Ottimo. Vabbè, l'avanzato poi lo troviamo. Allora, mi serve il file, esatto. Tanto per riparare quel pezzo lì. Quindi, allora, AK, intanto mi togli... Mi fai... Aspetta, però prima di impicciarci con le componenti, liberiamo l'inventario perché... Un po' troppa roba. Prendiamo questo SKS. C'ha un... già il caricatore, noi ne prendiamo addirittura uno da 30. Prendiamo... due caricatori da 30 e quello base da 20. Prendiamo i colpi. Il mirino, l'ottica già ce l'abbiamo. 76k di spesa, quindi metà dei soldi che abbiamo. Però abbiamo un'arma che ci dura, volendo, tantissimo. È andata, è andata. Sì, 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 7.62, sì, basta veramente un colpo. Anche al torace, a meno che non becchi i monolith con l'esoscheletro. In quel caso, magari un colpo no. Forse con gli AP. Ok, è ingombrantissimo sto mirino, eh. Però, dai. Siamo potenzialmente un pochino più pericolosi di prima. Adesso, quindi, ci togliamo dal loadout i caricatori della K. Li svuotiamo anche. Così comunque ci abbiamo come armi nuove... messe bene, un fucile a pompa per la breve distanza e l'SKS per la lunga distanza. Quindi comunque il kit completo adesso ce l'abbiamo. Perfetto, questa è la nostra squadra. Seguitemi. Oh, così non se li scordiamo più. Adesso posiamo la K. Sì, me fate passare però per favore. Non cominciate a darmi fastidio, eh. Allora, la cappino qui si sposta. Questo mettiamo qui. Fucile a pompa qui. Tutte le munizioni. Questa qua si vende. Qua un po' di strumenti per il crafting li lasciamo qui. Questi alcuni li potremmo pure vendere. E... ok. Bene. Pronti.
Allora, adesso dobbiamo però mangiare e bere per ripartire proprio alla grande. Dobbiamo fare colazione essenzialmente. E salamino. Vai, siete aggrati? Vai, andate, andate. Gli si è inceppata l'arma, quella o sbaglio? Oh, sono un po' troppi, eh. Ma quello che scappa è l'ultimo. Ma tanto si è allontanato. È l'occasione per usare il nostro SKS. Preso. No, un'altra missione. Un'altra volta. Così a breve raggio. Partito pure l'allarme malinconico qui. Dobbiamo recuperare stamina. Dai, 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 dai. Se stanno pure a sparare. Sta casettina qui non basta, eh? No, eh? No. Dai, 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 recupera stamina, recupera stamina. A te levate dalla porta, se no mi fai perdere tempo. Levatevi. Levatevi, no. No. Via, 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 via. Ci abbiamo quella di... quello di riparo più vicino. Non ho fatto in tempo. Ottimo. Ti prego, fammi arrivare, fammi arrivare. No, sono cascato. No, no, no. Ho perso tempo. Ho perso tempo. Finita. Se potevo entrare dalla finestra qui. Dai, ti prego, ti prego. Sì, cazzo. Ah, ogni volta comunque queste missioni è una corsa verso... verso la speranza proprio. Questo è il medico. Il commerciante sta dall'altra parte. Certo, non mi sembra il momento di uscire. Ma la squadra sta con me? No, uno solo, l'altro è morto. Ma è rimasto già. Ho già perso un compagno di squadra subito. Mi sa che però non è morto per l'emissione, ma per i monolith.